Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Eccoci con una nuova ricetta. E anche questa volta sarà una ricetta dedicata soprattutto agli sportivi, ma anche ai bimbi. Infatti cercherò di riprodurre, ovviamente in maniera casalinga, il famoso Kinder Cereali. E per realizzare questo Kinder Cereali sarà semplicissimo. E infatti avremo bisogno solamente di 3 ingredienti. Ovviamente a livello visivo non sarà mai come il Kinder Cereali, però vi assicuro che verrà molto più buono, molto più genuino e saporito, perché poi alla fine il Kinder Cereali, il primo sapore che sentiamo è lo zucchero, perché come sappiamo lo tempestano di zucchero bianco e non fa certo bene, soprattutto ai bambini che ne mangiano tanto. Niente, vediamo cosa serve per realizzare. 40 g di riso soffiato integrale. Io in questa cosa sto usando questo della Natura, che è ottimo. È solamente il riso, senza aggiunta di sale o zucchero. Uso anche un'altra marca che in questo momento non ricordo, che è integrata con il miele, che è pure buonissimo. Questo è ancora meglio perché proprio non ha niente, è riso e basta. Tra l'altro mi pare che sia pure biologico, sì, dai, che cultura biologica. Poi 70 g di burro d'arachidi, che è quello che ho fatto in casa, di cui ho fatto il video. Se non l'avete visto, cliccate qui. 30 g di dolcificante. Io sto usando il malto di riso, questo mi pare che ve l'ho fatto vedere in un'altra ricetta. Potete usare in alternativa o del miele o dello sciroppo d'agave, qualcosa comunque di viscoso che faccia agglomerare tutti i chicchi di riso. Non usare lo sciroppo d'acero perché è troppo liquido. 160 g di cioccolato fondente, che ovviamente poi andremo a sciogliere. Una manciata di noci, saranno un 20 grammi, una manciata. E poi preparatevi una base. Io in questo caso sto usando questo vassoietto rettangolare, potete usare anche una teglia con la carta da forno sopra. E adesso vediamo a cosa servirà, cosa fare. Allora, come vi dicevo all'inizio video, questa ricetta è molto semplice, basta unire questi pochi ingredienti, cioè il burro di arachidi e il malto di riso, nel mio caso al riso soffiato. E niente, quindi molto semplicemente mettere il burro di arachidi, mi raccomando una ciotola abbastanza capiente, cercare di prenderlo tutto. Ok, fatto questo, io lo farò col cucchiaio, lo potete fare anche con le mani, però magari per evitare di sporcarsi le mani si può fare benissimo col cucchiaio. Praticamente quello che dovete fare adesso non è nient'altro che mescolare fin quando vedrete che tutti i chicchi di riso soffiato saranno agglomerati fra di loro. Come vedete è molto semplice. Non devono rimanere praticamente dei chicchi così in giro per i fatti loro, devono essere tutti uniti, che si vogliono bene. Se magari siete allergici, perché conosco molte persone che magari sono allergici o allergiche agli arachidi, potete benissimo fare questa operazione o con un altro tipo di burro, quindi magari un burro di noce, un burro di mandorlo, un burro di anacardi, oppure se proprio siete allergici o magari anche non vi piace, potete farlo esclusivamente col miele. L'importante è che comunque sia un ingrediente abbastanza proprio viscoso. Ok. Allora, a questo punto prendere il composto e trasferirlo sulla base che ci siamo preparati di carta forno. Allora, a questo punto cercare di farlo diventare tutto pianeggiante e creare una forma rettangolare. Ovviamente non dobbiamo fare ingegneri, però dargli un minimo di forma per poi tagliarlo a striscioline quando sarà pronto. Vi consiglio di non farlo troppo fino, perché comunque è piacevole quando si morde andare a sentire proprio lo spessore e la croccantezza. E una cosa molto importante che non vi venga in mente, magari se avete difficoltà a far agglomerare i chicchi, di non aggiungere nessun tipo di liquido, quindi di non aggiungere latte o acqua o quello che vi viene in mente, perché altrimenti i chicchi si ammosciano, diventano molli e non è buono.
cercate di... A questo punto, dopo aver sciolto il cioccolato a bagnomaria, e io mi sono aiutata anche, scusate, io non l'ho sciolto a bagnomaria, ma ho messo un goccio di latte, può essere due cucchiai, per scioglierlo meglio. E ovviamente ne sciogliete metà ora e metà dopo, perché la prima metà andrà sul primo strato, quindi proprio collateglielo di sopra. Metterlo in frigo per una mezz'ora. Io lo metterò in freezer per sbrigarmi e in circa 10-15 minuti si solidificherà e potete uscirlo. E facciamo la parte di sotto. Sono passati circa 20 minuti, ricordo che io l'ho messo in freezer. Se lo mettete in frigo fate passare almeno mezz'ora, 40 minuti, però vi consiglio in freezer, vi sbrigate prima. Adesso dobbiamo cercare di capovolgerlo sotto sopra, quindi vediamo. Ok, allora anche dall'altro lato andiamo a mettere l'altro cioccolato. A questo punto mettere sopra le noci, sparso un po' quella. Mi raccomando, metterle adesso che il cioccolato ancora è caldo e sciolto, in modo che si amalgamino al cioccolato. Dobbiamo avere la pazienza di aspettare altri 15 minuti in freezer, viene di mandarselo così, ma purtroppo dobbiamo aspettare. Quindi altri 15-20 minuti in freezer e poi lo andremo a tagliare. A dopo. Ok, sono passati 20 minuti. L'ho uscito dal freezer. Adesso con un coltello il più grande che avete, è umido, in modo che non attacca, cerchiamo con molta delicatezza di tagliare a striscioline. I Kinder cereali fatti in casa sono pronti. Vi assicuro che sono mille volte meglio dei Kinder cereali, quelli classici che io ho mangiato. Quelli sono proprio stucchevoli, non c'entrano niente con questi fatti in casa. Tra l'altro con tre semplici ingredienti si fanno e diciamo che si perde più tempo ad aspettare che raffreddino in freezer che a farli. Sono veramente semplici, buoni, energetici. Ma allo stesso tempo light, perché come avete visto non contengono completamente zucchero. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e che la trovate utile, ma soprattutto facile. Ho cercato di crearla nella maniera più facile possibile. Magari si va di fretta, non si ha tempo magari a volte di preparare le cose soprattutto per i bambini, ma con questa non ci sono scuse, perché è veramente semplice da realizzare, anche perché questa stessa ricetta si può fare con molti più ingredienti per rendere ancora una cosa più energetica. Però proprio io ho deciso di fare la ricetta base, ripeto, per farla semplice, in modo che alla portata di tutti, la possono fare tutti. E niente, per quanto riguarda i metodi di conservazione, ovviamente si conserva in frigo, perché fuori il cioccolato si scioglierebbe, e si può conservare per un bel po' di tempo, almeno una settimana, 10 giorni può stare in frigo, ma non arriverà a stare una settimana, 10 giorni ve lo assicuro. La possono mangiare, come ho detto prima, soprattutto gli sportivi che fanno sport, perché il burro di arachidi, come sappiamo, è ricco di proteine e grassi buoni, la frutta secca fa benissimo.
La mattina io spesso la mangio come colazione, dà un'energia impressionante e soprattutto è una ricetta, come ho detto all'inizio video, dedicata ai bimbi. Quindi fatela, soprattutto le mamme, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, la ricetta vi è piaciuta, fatemi sapere se la fate, magari se apportate qualche modifica, basta scrivere tutto sotto, io lo leggerò. Iscrivetevi al canale, anche questa ricetta la trovate nel blog www.regalo.com/ricette felici. Ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao!